Buongiorno bella gente, bentornati, benvenuti nel mio canale. Io sono Amale e oggi vi porto a fare un giretto all'IKEA. Io l'IKEA ce l'ho vicino a casa mia, sono 8 minuti in macchina e quindi ogni tanto faccio dei giretti così quando ho una giornata che dico ciao, oggi è una giornata di IKEA, vado a fare in giro, quindi vi faccio dei video. Se volete delle informazioni o volete che vi faccio vedere un reparto in particolare, basta chiedere. Comunque vi ringrazio prima di tutto e spero che mi lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e buona visione. Questo cosetto qua mi è piaciuto talmente tanto che me lo sono comprato con solo un euro. Questo qua è un articolo nuovo che non avevo mai visto, molto carino. Come ci sono questi qua di cristallo che costano qualcosina di più. E comunque voglio avvisarvi che anche l'IKEA ha aumentato i prezzi su vari articoli. Io ho una memoria visiva, quindi coi prezzi e mi ricordo quasi la maggior parte dei prezzi e vi dico che parecchi articoli hanno aumentato il prezzo, soprattutto quelli che costano poco, quelli più cari non lo so, però l'oggettistica, queste cose qua, ho notato un bel po' di aumento. E comunque ci sono anche tantissime offerte, se vogliamo dirlo. Ci sono tanti articoli aumentati, ma ci sono anche tanti articoli che sono veramente molto economici e molto interessanti. Come questo qua, una specie di paletta che quando tagli la frutta e la verdura la prendi con questa paletta qua, un po' particolare. Invece mi piacciono tantissimi questi barattoli, li trovo veramente molto eleganti, guardate come belli, sono davvero belli. Invece questi, vi ricordate il video che ho fatto a Lidl, che erano 4 o color paglia così o tipo paglia però nera, 4 con 9,90 euro, quindi con 10 euro. Invece qua all'IKEA una costa 5 euro, ovviamente la qualità è diversa, però comunque l'idea è quella. Quindi se vi siete interessati a comprarli vi consiglio di andare a Lidl. Invece
invece questi piatti io li trovo orrendi, non so voi, è la novità, sono anche non fare, veramente li trovo orrendi. Invece adoro questo vassoio di rame, è stupendo, stupendo. Molto carini anche questi, molto particolare, mi piacciono tanto, molto bellini, sì sì. No puedo hacer más que eso, ¿vale? Bueno, cuando sepas más, me dices. E invece mi piacciono tantissimo, non so come chiamarle, ceste, borsette, molto carina, cioè è molto multiuso, cioè, sia di tessuto che di paglia, davvero molto carino, mi piace tanto. Una bella idea sia per le piante che, non so, anche per mettere degli artistiche oggetti all'ingresso, molto carino. Invece io sono rimasta innamorata di queste appoggia telefono con 50 centesimi, le sono comprato, veramente molto carino, è molto utile, lo sto utilizzando a casa. Ci sono di vari tipi, però il più economico e funzionale lo trovo.
comunque nell'outlet dell'IKEA ci sono sempre delle piante. Io quelle che ho comprato a casa tutte le ho prese dall'outlet, ma vi faccio vedere un piccolo dettaglio di questa scarpiera che fino all'anno scorso costava 19 euro, ora l'hanno aumentata a 20 euro, adesso a ben 25. Adesso entriamo nella zona outlet dell'IKEA, che ci sono tantissimi articoli che ne vale proprio la pena. Io ne ho comprati parecchio, tipo il tappeto l'ho comprato là, costava su 95, io l'ho pagato 44 euro, è abbastanza grande, mi trovo abbastanza bene. Tantissimi articoli ci sono, di tutto e di più, è sempre una sorpresa. Infatti io tante volte vado solo per andare all'outlet per vedere gli articoli, perché ogni volta cambiano, quindi non è che trovi le stesse cose. C'è di tutto e di più. Infatti all'inizio andava poca gente, adesso tutte le volte che ci vado è pieno di persone che guardano in giro, curiosano. Ci sono comunque tantissime cose molto molto interessanti. Il maggior parte sono scontati del 30%. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo giretto all'IKEA. Se vi è piaciuto o volete dei video più particolari, fatemelo sapere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Buona giornata e buon mercoledì a tutti. Ad esempio come questo costava 523 e adesso costa 338, credo. Ma anche tanti tanti articoli davvero molto interessanti. Ho finito, sono andata alla tenda animal, dove puoi adottare gli animaletti. Ma guarda che bella questa coniglietta, l'avrei presa, guarda, più che volentieri. Io avevo preso il mio la mia cricetina qua, ma guarda quanti. Qua non vendono animali e li puoi adottare, ovviamente siamo contro il comprare animali. Buona giornata a tutti!